Ultimo weekend a Bollino Rosso prima del Ferragosto, traffico molto intenso sulle autostrade della regione in direzione mare, incolonnamenti in mattinata anche nel tratto bolognese che attraversa la tangenziale. E il caldo dà un po' di respiro, ma solo per alcuni giorni, poi tornerà l'anticiclone africano, il sesto della stagione, battezzato questa volta Caligola. Ferragosto si farà sentire con temperature nuovamente vicine ai 40 gradi. Calcio scommesse, soddisfazione in casa rossoblù per la sentenza della disciplinare. L'avvocato di Marco Di Vaio dice: abbiamo lavorato tutti insieme collaborando per il risultato. Portanova intanto confida nel secondo grado per la soluzione. È deceduto per morte naturale l'anziano trovato senza vita nel suo appartamento di via Barbieri in zona Navile. L'autopsia ha rilevato una grave patologia polmonare. L'uomo era solo in casa, si cerca di rintracciare qualche parente. Passata la notte di San Lorenzo, saranno però le prossime quelle ideali per vedere le stelle cadenti. Cielo sereno e assenza della luna garantiscono condizioni perfette, assicurano gli esperti. Buonasera a tutti dalla redazione di ETG. In apertura questa sera parliamo di traffico, parliamo anche di caldo perché l'estate entra nella sua settimana clou, quella di Ferragosto. E questa mattina c'è stato traffico molto intenso appunto sull'Autosole, sull'autostrada A14 in direzione sud, cioè in direzione mare, un po' in tutta la regione, in occasione dell'ultimo esodo verso le vacanze prima di Ferragosto. Questo era un altro weekend etichettato da Bollino Rosso. La società Autostrade per l'Italia ha segnalato in A1 in mattinata traffico rallentato tra Fiorenzuola e Terre di Canossa, poi code a tratti fino a Bologna, code anche piuttosto intense nel nodo bolognese fino a Castel San Pietro, quindi tra Cesena e Cattolica, code infine sull'Auto Brennero tra Carpi e l'allacciamento con l'A1 per i vacanzieri diretti in montagna. Questa è appunto una situazione soprattutto nella prima parte della giornata, in mattinata, nel primo pomeriggio, poi la situazione lentamente andata migliorando nel corso della giornata. Ma per chi è in vacanza, ma anche per chi tutto sommato rimane in città, è importante sapere anche che tempo farà e soprattutto quanto caldo farà, visto l'estate piuttosto bollente. Nelle ultime ore il caldo intenso è andato diminuendo, temperature un po' più sopportabili in questi giorni fino a Ferragosto, ma non c'è da illudersi più di tanto, perché dicono gli esperti tornerà un nuovo anticiclone africano, il sesto della stagione. A partire da Ferragosto le temperature schizzeranno nuovamente in alto fino a valori vicini ancora una volta ai 40 gradi. Facciamo il punto in questo servizio. Per questo fine settimana poco niente di nuovo, nel senso che le temperature rimarranno quelle a cui siamo abituati, 32-33 gradi in pianura le massime, qualche grado in meno sulla riviera. Di notte le temperature invece le minime si aggirano attorno ai 17-18 gradi, quindi molto, abbastanza fresche, e questo tempo permarrà fino agli inizi della prossima settimana, dopodiché le temperature torneranno ad aumentare fino a 35-36 gradi perché arriva nettamente l'alta pressione. Ma tornerà di nuovo questo tremendo anticiclone africano, ancora caldo come prima? Sì, tornerà l'anticiclone africano, adesso siamo sotto flussi invece freschi nord-occidentali atlantici, e comunque tornerà l'anticiclone che si farà vivo nettamente sulla nostra regione da metà della prossima settimana in avanti. Secondo i vostri dati possiamo dire che è un'estate tra le più calde degli ultimi anni? Tra le più calde no, tra le più siccitose sì, invece, nel senso che proprio non piove da oltre due mesi. Picchi eccezionali nella nostra regione no, siamo arrivati a 37-38 gradi, i picchi più consistenti in questo periodo sono negli anni passati anche oltre i 40-41 gradi, abbiamo raggiunto negli anni scorsi.
Abbiamo sentito in collegamento telefonico Dennis Dall'Amore del centro meteo dell'Emilia Romagna. Cambiamo argomento, parliamo adesso di calcio scommesse. Il giorno dopo la sentenza della commissione disciplinare c'è soddisfazione in casa rossoblù per aver evitato la penalizzazione. Come sappiamo il Bologna se la cava con un'ammenda di 30.000 euro, Marco Di Vaio è stato assolto, rimane ancora da decidere la posizione di Daniele Portanova, che è stato condannato a 6 mesi di squalifica, una pena ridotta rispetto a quanto richiesto dall'accusa, e che il giocatore conta di cancellare in secondo grado. Soddisfazione, come dicevamo, però è stata espressa ovviamente da Marco Di Vaio, che è stato scagionato da tutte le accuse, e dal Canada. Ieri sera in collegamento telefonico appunto ci ha espresso tutta la sua gioia per quanto è stato deciso dalla disciplinare. Sentiamo le parole di Di Vaio. I tempi, avevo paura dei tempi, avevo paura che non prendessero in considerazione tutto quanto, avevo paura che in un processo così importante, con tanti giocatori, tante società in mezzo, non venissero prese in considerazione bene tutte le difese. Poi non avevamo avuto tanto tempo per preparare tutto, dunque arrivare lì, trovare in un processo unico, veder giudicare dall'omessa denuncia a un illecito sportivo, a dei patteggiamenti, cioè mi sembrava talmente tante cose messe insieme che avevo paura che non ci fosse il tempo per loro di poter giudicare con tranquillità ogni singolo caso. Era questa la mia paura più grande. Non avevo paura di quello che ho fatto, perché non avevo fatto niente, sapevo della mia innocenza, questa era la mia forza. Però in questo momento, onestamente, in quel processo lì, una volta arrivato a Roma, ho avuto paura soprattutto della tempistica. Mi sembra di cogliere che abbiate lavorato molto assieme al Bologna in questo processo. Sì, molto, sì, vabbè, molto, questa è una cosa che sintonia. Ti può confermare, ti dico la verità, è una cosa che ti può confermare lui, perché io, stando qua, noi ci sentiamo tutti i giorni, però poi una volta che sono arrivato a Roma lui mi ha spiegato che come sono andate le cose, certo, il grande lavoro che è stato fatto in poco tempo e della comunicazione continua che c'è stata con l'avvocato e con il Bologna. Dunque devo dire che c'è stata grande collaborazione e devo dire che la linea è stata seguita, ci ha portato ottimi frutti. Io spero che adesso, anche onestamente, che anche Daniele riesca fuori, ecco, come vuole lui, cioè pulito, prosciolto, e che riesca a dimostrare la propria innocenza. E ci vorrà qualche passaggio in più, però sono convinto che ci possa riuscire. Dunque adesso non sarà, gli auguro di fare la miglior cosa possibile. Ti avrei voluto chiedere infatti se volevi dire qualcosa per Portanova, lo hai detto, hai fatto credo bene a dirlo, anche perché nessuno, voglio dire, ti sta forzando a fare questo, l'hai fatto evidentemente perché te la sentivi. Passiamo alla cronaca. È stata una morte naturale quella del pensionato di 82 anni, il cui cadavere è stato trovato giovedì pomeriggio in un appartamento di via Barbieri, in zona Navile, alla periferia di Bologna. L'ha accertato l'autopsia disposta dal PM di turno della Procura, Beatrice Ronchi. Il medico legale Elena Invernizzi ha infatti stabilito che l'uomo era afflitto da una grave patologia polmonare. L'anziano, originario di Granarolo Emilia, viveva solo e a dare l'allarme erano stati i vicini, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dalla casa. L'uomo infatti era in avanzato stato di decomposizione. Il pensionato, per il medico legale, era sicuramente morto da oltre 10 giorni, ma per una datazione più precisa del decesso bisognerà attendere l'arrivo nei prossimi giorni delle analisi biologiche. Anche se nella casa non sono stati trovati documenti, sull'identità dell'uomo non sembrano esserci più dubbi, ma per dare il via libera alla sepoltura bisognerà aspettare l'identificazione certa, che arriverà solo con la comparazione ematica tra la vittima e un parente maschio, parente che le lontane cugine dell'uomo, contattate dagli inquirenti, stanno cercando ora di rintracciare. Voltiamo pagina, anche se da calendario la notte di San Lorenzo sarebbe già passata, gli astronomi promettono una valanga di stelle cadenti anche nei prossimi giorni, anzi la notte più stellata dovrebbe essere proprio domani. Sentiamo Simona Iannessa. Guarda quante stelle questa sera, fino alla linea curva d'orizzonte. Tutti pronti, penna alla mano, a stilare una lunga e ricca lista di desideri. Questo sarà un intenso weekend di caccia alle stelle cadenti che raggiungeranno il picco nella notte tra domani e lunedì 13 agosto.
La luna resterà a guardare, non rovinerà lo spettacolo delle lacrime di San Lorenzo con la sua luminosità e come ogni anno sono previste manifestazioni e serate osservative anche tra la prima collina bolognese, nei parchi e in Appennino. Le tradizionali meteore di agosto, meglio note come Perseidi, hanno già iniziato a darsi da fare in questi primi giorni del mese. Penetrando a gran velocità nell'atmosfera terrestre, si incendiano lasciando nel cielo la loro inconfondibile scia. Il picco massimo di attività dello sciame, fino a 100 meteore all'ora, è previsto nelle ore diurne di domani, quando da noi non sarà possibile però effettuare osservazioni. L'attività sarà comunque piuttosto intensa anche nelle notti seguenti. Le ore migliori per l'osservazione saranno proprio quelle della notte tra il 12 e il 13 agosto. Un fattore positivo sarà anche l'assenza del disturbo lunare. Il nostro satellite sarà infatti poco oltre la fase di ultimo quarto e il suo chiarore diventerà tangibile solamente nelle ore che precedono l'alba. Dunque, largo spazio a tutti i desideri. Ancora cronaca, una cinquantina di condizionatori sono stati rubati da un capannone l'altra notte a Bologna. Il furto è stato segnalato alla polizia ieri mattina dal titolare di un'azienda di termoidraulica di via Caduti e Dispersi in Guerra nella periferia della città. Qualcuno ha forato in due punti la recinzione, forzato una finestra laterale del deposito e ha asportato gli apparecchi. Ma c'è anche chi per vari motivi resta in città e per sfuggire alla calura e alla ricerca di un po' di refrigerio. Allora cosa c'è di meglio della piscina? Siamo andati a Casalecchio di Reno, la piscina Martin Luther King, da tanti giudicata tra le più ombreggiate, dunque l'ideale per chi è alla ricerca di un po' di fresco. Sentiamo. Questo è un paradiso. Guardi, siamo circondati dal verde, più bello di così. Chi non può andare via come me, ne approfitto di questo perché con quel caldo che c'è a casa non si resiste, capito? Quindi è una valida alternativa alle vacanze. Sì, per me sì, se non ci fosse questo cosa facciamo? Qui in città, con questo caldo come quest'anno, moriamo tutti. È una meraviglia. Poi come le dico, oggi è un po' affollata, allora c'è un po' più. Se no è una pace che veramente è fantastico. Com'è questa giornata in piscina? Abbastanza bella, tranquilla, poi staff sono bravissimi, sono sempre disponibili e poi qua è diversa dalle altre perché è piena di alberi, pulita. È una buona alternativa al mare? Sì, perché a certo punto si stanca anche il mare. La prima volta? Sì, la prima volta. E com'è? Com'è un bilancio di questa prima giornata? Ma non mi sembra male, sto qua all'ombra quindi... Non è male. Non è il mare, non è la stessa cosa. Beh, il mare è tutta un'altra cosa. A parte che sono appena venuto a casa al mare, quindi basta mare. Va bene. Quindi adesso si sta in città e si combatte il caldo. Proviamo a combattere il caldo perché è caldo veramente. Le piace la piscina anche per lei la prima volta? Ma qui in piscina d'estate è la prima volta, però la frequento anche d'inverno, quindi... No, è bello come insieme... Non c'ero mai stata, è proprio bello, sì. Con un caldo così penso che sia proprio l'ideale. Venite spesso? Qualche volta. Come si sta? Bene, molto. Al tradizionale pranzo di Ferragosto, allestito nel cortile di Palazzo D'Accursio, parteciperà anche il segretario generale della CAMST Marco Minella e ci saranno anche i camerieri d'eccezione, cioè la vice sindaco di Bologna Silvia Giannini, assessore ai lavori pubblici Riccardo Malagoli, alcuni consiglieri comunali, assieme ai volontari della Caritas e dell'Opera Marella. Torna dunque anche questo Ferragosto, il tradizionale pranzo del 15, offerto a 200 cittadini nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio, organizzato dalla Caritas di Bologna e da CAMST, in collaborazione con la mensa della Fraternità, l'Opera Marella, la Confraternita della Misericordia. La tavolata verrà avviata dai saluti della vice sindaco e del cardinale Carlo Caffarra. Sta ottenendo un buon gradimento da parte del pubblico la mostra Dai dinosauri ai giganti dell'era glaciale, allestita alle porte di Bologna nel Museo della Preistoria, dove è possibile ammirare dinosauri e animali preistorici perfettamente riprodotti a grandezza naturale. Sentiamo Massimo Ricci. Il lunghissimo diplodoco, quasi 35 metri di lunghezza, uno dei giganti del Giurassico,
lo spinosauro carnivoro grande cacciatore di pesci, l'erbivoro triceratopo o il classico tirannosauro, il più terribile predatore della preistoria, con denti aguzzi lunghi fino a 15 centimetri. Non è Jurassic Park, ma ci va piuttosto vicino. È la mostra Dai dinosauri ai giganti dell'era glaciale, allestita per tutta l'estate fino a novembre presso il Museo della Preistoria di San Lazzaro di Savena. Su una superficie di 2500 metri quadri, nell'area di Via Canova, sono stati riprodotti fedelmente una trentina di dinosauri a grandezza naturale, fissati, per così dire, in una normale scena di vita quotidiana, come poteva apparire milioni di anni fa. L'evento, di rilevanza nazionale, è promosso dalla Regione in collaborazione con il Comune di San Lazzaro, l'Associazione Commercianti, il Museo della Preistoria Luigi Donini e IBC. A realizzare i modelli è stata la GeoModel, laboratorio specializzato in ricostruzioni paleontologiche e antropologiche, insieme ai paleontologi Simone Manganuco e Stefania Nosotti, ricercatori associati al Museo di Storia Naturale di Milano, curatori degli aspetti scientifici dell'esposizione. Non si tratta solo di una passeggiata nella preistoria, il visitatore viene anche accompagnato dietro le quinte per osservare tutte le fasi di progettazione e realizzazione dei modelli iperrealistici, capire come questi straordinari esseri riprendano sorprendentemente vita. Sul sito del Museo della Preistoria anche un ricco programma di iniziative collaterali. E dopo i dinosauri ci fermiamo per un attimo, torneremo insieme tra pochissimo. Nuovamente insieme con ETG, prima di proseguire rivediamo gli argomenti principali di questa sera. Ultimo weekend da Bollino Rosso prima del Ferragosto, traffico molto intenso sulle autostrade della regione in direzione mare, incolonnamenti in mattinata anche nel tratto bolognese che attraversa la tangenziale. Il caldo dà un po' di respiro, ma solo per alcuni giorni, poi tornerà l'anticiclone africano, il sesto della stagione, battezzato questa volta Caligola. A Ferragosto si farà sentire con temperature nuovamente vicine ai 40 gradi. Calcio scommesse, soddisfazione in casa rossoblù per la sentenza della disciplinare. L'avvocato di Marco Di Vaio dice: abbiamo lavorato tutti insieme collaborando per il risultato. Portanova intanto confida nel secondo grado per la soluzione. È deceduto per morte naturale l'anziano trovato senza vita nel suo appartamento di via Barbieri in zona Navile. L'autopsia ha rilevato una grave patologia polmonare. L'uomo era solo in casa, si cerca di rintracciare qualche parente. Passata la notte di San Lorenzo, saranno però le prossime quelle ideali per vedere le stelle cadenti. Cielo sereno e assenza della luna garantiscono condizioni perfette, assicurano gli esperti. Andiamo avanti con il giornale. Prosegue Ozzane Miglia, l'edizione 2012 di agosto con noi, tradizionale rassegna musicale dedicata all'Istituto Ramazzini. Molti gli ospiti che si alterneranno sul palco e sono venuti a farci visita nei nostri studi. Franco Paradise e Claudia Raganella, storica coppia che fin dagli anni 80 si è esibita in molte manifestazioni locali di tutta l'Emilia Romagna. Saranno sul palco a Ozzano nella serata di chiusura il 21 agosto. Sentiamo. È in corso in questi giorni l'edizione 2012 di agosto con noi, la tradizionale manifestazione di musica e spettacolo dedicata all'Istituto Ramazzini. Tanti gli artisti che continuano ad alternarsi sul palco del piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Ozzano Emilia. Tra gli altri, il 20 agosto, serata conclusiva, ritorna il duo Franco Paradise e Claudia Raganella. Il senso è quello proprio della solidarietà. E noi, come tutti gli artisti che si prestano a collaborare, lo facciamo volentieri, proprio perché per l'oggetto, per il risultato finale, che dovrà essere, speriamo, sempre meglio tutti gli anni. Cosa canterete in quella serata? Improvvisate un po' sul palco. Allora, faremo due uscite di 20 minuti l'una, quindi un qualcosa come 4-5 canzoni ogni uscita, e con l'ausilio dei ballerini di Gabusi, che sono meravigliosi. E poi ci saranno tanti ospiti, ci sarà anche Ivano Silvi, ci sarà Franco Fasano, ci sarà Renato Panceri, Michele, se mi vuoi lo sciore, e così via, insomma. Una battuta anche con Claudia Raganella. Beh, uno dei vostri punti di forza è anche quello di coinvolgere sempre il pubblico nei vostri spettacoli. Confermate anche quest'anno questo stile, diciamo così. Spero che lo confermino loro, cioè noi ci buttiamo sempre come dei matti, non facciamo una gran fatica perché tanto siamo così, e quindi buttiamo così questa allegria sempre
cerchiamo di dare il massimo, di fare il massimo così del casotto, che si può dire. E quindi insomma vi aspettiamo numerosi, venite, perché sarà una serata bellissima, ci saranno ballerini, cantanti, acrobati, insomma di tutto. Appuntamento quindi per la serata finale di agosto con noi, con Franco Paradise e Claudia Raganè. Parliamo adesso di calcio. Si è conclusa la tournée del Bologna in Croazia con l'ultima partita disputata nel pomeriggio con il Novigrad. Ci dice tutto Filippo Cotti. Buonasera Filippo. Buonasera, ben ritrovati da Novigrad. Terminata da circa 20 minuti la partita tra il Novigrad e il Bologna, la formazione rossoblu ospite, perché sono rossoblu anche i padroni di casa, ha vinto per 1-0 grazie alla rete realizzata da Tiberio Guarente al 12° minuto del secondo tempo. Nella prima parte di gara è stato in campo Algardi, Carvalho, Antonson, Cherubini, Motta, Taider, Perez, Guarente appunto che ha realizzato la rete della vittoria, Adero, Diamante e Acqua Fresca. A riposo precauzionale Gaston Ramirez, che poi andrà in nazionale insieme al compagno Diego Perez a Ferragosto nell'amichevole con l'Uruguay, Cesare Natali e anche Henry Jimenez. Un Bologna diverso rispetto al primo test croato, quello contro l'Istrapola, era più facile giocare contro il Novigrad, squadra di terza serie. Comunque ancora una volta, forse uno dei migliori, il più attivo, Robert Acquafresca. Da Novigrad è tutto, Rina, torna a voi. Grazie Filippo Cotti, noi ci fermiamo ancora per un attimo, torneremo insieme tra pochissimo. Nuovamente insieme dagli studi di ETG, non ci sono aggiornamenti, dunque andiamo a vedere gli argomenti principali di questa sera. Ultimo weekend da Bollino Rosso prima del Ferragosto, traffico molto intenso oggi sulle autostrade della regione in direzione mare, incolonnamenti in mattinata anche nel tratto bolognese che attraversa la tangenziale. Il caldo dà un po' di respiro, ma solo per alcuni giorni, poi tornerà l'anticiclone africano, il sesto della stagione, battezzato questa volta Caligola. Ferragosto si farà sentire con temperature nuovamente vicine ai 40 gradi. Calcio scommesse e soddisfazione in casa rossoblù per la sentenza della disciplinare. L'avvocato di Marco Di Vaio dice: abbiamo lavorato tutti insieme collaborando per il risultato. Portanova intanto confida nel secondo grado per la soluzione. È deceduto per morte naturale l'anziano trovato senza vita nel suo appartamento di via Barbieri in zona Naville. L'autopsia ha rilevato una grave patologia polmonare. L'uomo era solo in casa, si cerca di rintracciare qualche parente. Passata la notte di San Lorenzo, saranno però le prossime quelle ideali per vedere le stelle cadenti. Cielo sereno e assenza della luna garantiscono condizioni perfette, assicurano gli esperti. Erano questi gli argomenti principali del nostro giornale. Mi fermo qui, grazie a tutti per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con i programmi di ETV.